Vai, vai. Gin. Quanto sono vale? Cima di Montelagola. E ovviamente poteva mancare la mela. Ma andiamo con ordine. Ciao Bagai, benvenuti in questo nuovo mountain vlog. Oggi è domenica, quindi inusuale per noi, ma la giornata è molto più bella di ieri, che di solito noi andiamo il sabato. Sono in compagnia di Luca e Vale, che stanno già salendo, come vedete qua alle mie spalle. E oggi siamo ad Albaredo San Marco. L'idea di oggi è andare per il rifugio Alpe Piazza, che dista un'ora da qui, e poi su verso il Monte Lago. Pensavamo di non trovare nessuno, e invece qualcosa mi dice, visto che giù ci sono una sfilza di macchine che è assurda, pensa che ci sarà un po' di bordello, diciamo così, un po' di persone. Ma vabbè, quindi è una zona apparentemente molto gettonata questa, perciò dopo vedremo. Primi 200 metri circa fatti, come il buon Garmin di Luca si suggerisce, e beh, si sale bene, quindi 20 minuti già si fanno 200 metri più o meno, e la vista già che comincia a aprirsi è veramente bella. Guardate qua, eccola lì, la vista che spazia queste parti di Orobie, devo dire molto bella. Adesso proseguiamo su per il sentier. Allora, intanto che aspetto che arrivi la Vale, vi faccio vedere che in quella zona di lì si va verso il Passo San Marco, no? E qua abbiamo fatto un video qualche annetto fa che praticamente salimmo dalla via Priula, molto molto bella, si arriva proprio al rifugio Passo San Marco e da lì si sale verso San Marco. Ve la metto qui in alto e vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like al video. Maniche corte, 2000 francate. Esatto, prima c'è, cioè, come al solito ormai. Non... un po' sono io. E quindi, boh, vabbè, comunque bellissimo. Qua già consigliamo, non siamo ancora arrivati chiaramente su là, ma bellissimo. Vale? Allora? Bene. Bella anche di qua. E vabbè, vabbè, continuiamo. Allora, ne approfitto di questo tratto un po' in piano per raccontarvi giusto due parole su dove siamo, no? Il Monte Lago fa da spartiacque tra la Val Tartano e la Valle del Bitto di Albaredo, quindi siamo praticamente a metà tra queste due valli. Per chi stranamente non conoscesse cos'è Bitto, Bitto è un formaggio dino che appunto qua nella parte degli Orobie, soprattutto nella zona del Cornagiero, tra signori, comunque questa zona qua, c'è proprio la via del Bitto. Anche qua bellissima, e ho fatto un video riguardo, guardate, sul Cornagiera, che vabbè, ve lo linko qua se non l'aveste visto. Quindi qui è proprio rinomata per questa produzione di questo formaggio. E siamo appunto a uno spartiacque, diciamo, spartimontagna, ecco, spartivalle. Siamo appena usciti dalla parte del bosco che avete visto prima. Qui c'è un bivio che sulla sinistra porta a fare una sorta di cresta finale del bosco che va su al Monte Baitidrana, 1880 metri. Dopo di lì si può addirittura scendere, sempre per sorta di, diciamo, chiamiamola cresta di lì, boschiva, e si ricongiunge sempre comunque al Piazza, dove noi stiamo andando in questo, diciamo, tratto qua di questa carrozzabile un po'
un po' battuta, diciamo, bella grande, come vedete. Si arriva sempre. A destra vediamo appunto la valle del Bitto di Albaredo e di qua la Val Tartaro di là. Visto il rifugio Alpe Piazza su 1880 metri, quello che è. Allora, adesso partiamo per la vetta del Monte Lago. Abbiamo calzato ora un po' i ramponcini, così qua eventualmente se c'è neve, ghiaccio, si va un po' più spediti. La vista già da qua, come si è potuto intuire dal drone, dallo Sparky, è veramente, veramente bella. E poi oggi è una giornata bellissima rispetto allo schifo che c'era ieri, no? Anche bella neve. No, dai, infatti un po' comunque è rimasto, no Luca? Dicevamo che appunto si sta sciogliendo. Infatti, stava scegliendo tutta, invece effettivamente molto più del previsto, come ha detto Luca. Allora, noi siamo sulla cresta che adesso si stacca da qui, come avete visto, e abbiamo la vetta proprio davanti a noi. Si sale molto bene, c'è un po' di vento, non dà particolarmente fatica, diciamo, questa salita, ma penso che poi la cresta vera e propria, bella bella, diciamo, su da. Vedete, no? Così. Diciamo che questo sarebbe, penso, il principale, però si potrebbe fare anche forse un taglio e fare direttamente per qui e poi fare quella parte lì. Eccomi qua, ragazzi, siamo sulla cresta finale. Questa parte è abbastanza impegnativa perché è l'ultimo pezzo. Là c'è la vetta dei 2353. Adesso ho superato un blocco di ragazzi che c'era. Stavano decidendo un po', mi sembra un ramponcino, non ho capito. Alcuni erano un po' spaventati, ma mi sembra che alla fine stiano salendo. Ah, direi che, scusate il fiatone, però sto tirando un po'.
serie di sparchi vi siano piaciute, soprattutto quella che ho fatto loro mentre salivano, perché di la verità, cacchio, l'ultimo pezzo è impegnativo, veramente. Non è difficile inteso come tecnicamente, ma è impegnativo. C'è un po' di ventigello, esatto, è così, però si sta molto bene, siamo in pausa pranzo tutti, oggi sono anch'io sono con loro in timing. Bellissimo, è arrivato anche qualcun altro, c'è giù una comitiva ancora che sta salendo, che c'è un bel trenino, però noi siamo andati su molto molto tanta bene. Tanta gente. C'è tanta gente, come abbiamo detto all'inizio del video, c'era un sacco di macchine. Adesso vi faccio vedere qua un attimo la panoramica, un attimo. Lì c'è il solito disgrazia e tutte le Alpi Retiche che vanno nella Val Malenco, in fondo di là poi Bernina. Bellissime, lo sguardo già su tutte le orobie. Scavalchiamo un attimo Luca e di qua entriamo, come dicevo prima, questa è la Val Tartano e questo è lo spartiacque che torniamo nella valle del Bito di Albaredo, che è Albaredo San Marco dove abbiamo lasciato giù la macchina. Sguardo anche a questa parte delle orobie, arrivare al passo di San Marco che è lì. Guardate che bellissima visuale oggi, veramente la giornata è stupenda come avete visto e tutte le Alpi Retiche sono veramente fantastiche. Bellissimo, magari quindi niente, noi ve lo consigliamo sul blog, trovate la solita mappa di Fatmap che ho tracciato con il Garmin e poi c'è anche Luca con il suo Fenix, giusto? E vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like, vi ringrazio già soprattutto a quelli che mettono i commenti, Pigzos se non sbaglio e anche a Luca Pellegrini. E mi fa molto piacere i vostri commenti e prenderò spunto anche dai vostri consigli, anche soprattutto per la zona delle grigne che abbiamo fatto, ma ci sono dei magari passaggi che mi mancano e magari li farò e li porterò sul canale. Magari da noi è tutto, ci vediamo alla prossima. A un prossimo video, ciao magari.